Dai Ale, scendi. Andiamo. Da ragazzino mi ricordo ogni domenica, tutti insieme nel salone c'è la magica. Lascia letta sul divano a testa carica, aspettando body goal con la mitraglia. Carlo Zampa dava voce alla partita, vivevi tutto grazie a tutte quelle grida. E il tiro sotto al sette dei Tetosci Nagata, chiudo l'occhio e devo smettere ancora di esultare. Mi ricordo, sai, a 15 anni quei gradini vanno in curva sud. Non lo scordo mai, e il cuore batteva sempre di più. Non mi stanco di sto campo, non mi stanco di ste luci e sti colori, non mi stanco. Non mi stanco di sta maglia, non mi stanco di ste luci e sti colori, non mi stanco mai. Non mi stanco di soffrirci la domenica con una birra all'obelisco e già frenetica. Non esiste niente quando giochi te. Non esiste niente quando giochi te. Non mi stanco di soffrirci la domenica con una birra all'obelisco e già frenetica. Non esiste niente quando giochi te. Non esiste niente quando giochi te. Romale, quanto ci ho sofferto e ci soffro pure oggi. De vedere la formazione ma non legge Totti. Mi pare ieri quando c'era Danielino. A volte penso che vorrei tornare bambino. Per vive tutto quanto un'altra volta ancora. Per i piagni e rivince un'altra volta ancora. Sarà che di sta maglia non mi stanco e me ne vanto. Non mi stanco di soffrirci la domenica con una birra all'obelisco e già frenetica. Non esiste niente quando giochi te. Non esiste niente quando giochi te. Non mi stanco di soffrirci la domenica con una birra all'obelisco e già frenetica. Non esiste niente quando giochi te. Non esiste niente quando giochi te. Roma te. Ma raga, ma andiamo? Ancora è presto. E mo che famo? C'è problema, tanto non mi stanco. Soffrirci la domenica con una birra all'obelisco e già frenetica. Non esiste niente quando giochi te. Non esiste niente quando giochi te. Non mi stanco di soffrirci la domenica con una birra all'obelisco e già frenetica. Non esiste niente quando giochi te. Non esiste niente quando giochi te. Roma le. Buonasera amici, buonasera a tutti, buon giovedì sera 17 agosto, Tiago Pinto! E intanto ragazzi voglio ringraziare il mio amichetto Fabrizio Lemma che si abbona al canale, grazie mille, bello mio, grazie mille Fabri. Allora,
Ragazzi miei, allora, buonasera a tutti. Torniamo a fare live su YouTube, che comunque è il primo amore. YouTube poi è un canale un po' accessibile proprio a tutti, perché YouTube è proprio più accessibile a tutti ancora di quell'altro canale. E niente, ragazzi, torniamo qui perché oggi ho ripreso comunque ad allenarmi, sto facendo una preparazione con una squadra di promozione. Chi mi segue sugli altri social lo sa che devo giocare a calcio e perciò un po' meno tempo sto periodo per fare live. Di cose che c'è oggi, voglio fare un'ora su YouTube e vi voglio anche dire che da domenica farò tutti i post partita live su YouTube almeno di un'ora e un quarto, un'ora e mezza, poi vediamo. E a meno che, ragazzi, vado allo stadio, se vado allo stadio allora faccio un video post partita, però se non vado allo stadio, ragazzi, faccio live YouTube e post partita. Speriamo che sia una stagione dove la Roma non ci fa incazzare, e purtroppo siamo ancora qui aspettando la prima punta. Siamo incompleti, ragazzi, siamo in emergenza, secondo me, proprio perché non si può guardare il 17, anzi siamo vicini al 18 agosto e solo Belotti davanti, Belotti, Dybala, Solbakken e Sharawi. Ragazzi, tolto Dybala, manca proprio un attaccante da grande squadra, ma non scherziamo. Renato Sanchez, Paredes, per carità, due nomi che se funzionano, ragazzi, se funzionano Renato Sanchez e Paredes, abbiamo fatto tanta roba, ragazzi. Sono due giocatori anche per caratteristiche, uno regista, l'altro box to box, calciatori che completano il calciatore del centrocampo della Roma, con Aouar, no, che diciamo, o Pellegrini, che so i centrocampisti intermedi, quelli più di qualità. Però è inaccettabile il discorso attaccante. È di questa sera la notizia di Joao Felix. Ragazzi, Joao Felix, non lo so, a me mi viene difficile pensare che Joao Felix viene a giocare l'Europa League, anche se, e poi ha un ingaggio incredibile, anche se a Roma, che ne so, Renato Sanchez portoghese, Mourinho portoghese, Thiago Pinto portoghese. Ragazzi, che vi devo dire? Allora, Federico Leccamerdito, come non ci ho collegato il microfono? Che sta da Dio? Tanto grazie Fabrizio Lemma per la donazione, grazie mille per il supporto al canale, bello mio. Ragazzi, Federico Leccamerdito, l'ho spiegato, il canale dell'A, quell'altro canale ci sta sempre, anzi, questo qui però faremo, in questo momento mi serve, siccome non devo fare live troppo lunghe, non posso fare live troppo lunghe, preferisco farle breve qua e poi i post partita. Non vi preoccupate che là domani pomeriggio alle 16 sto in live dall'altra parte, ok? Massimiliano Guarnieri, Ale, Joao Felix prende 10 milioni netti. Sì, ma ragazzi, deve fare proprio solidarietà, deve fare solidarietà per venire alla Roma. Anche 10 milioni, 10 milioni netti, ragazzi. 10 milioni netti, deve fare solidarietà alla Roma, deve venire, tagliarsi l'ingaggio. Poi sì, c'è il decreto crescita. È difficile. Guarda, io mi sono imparato una cosa. Non vi dico che è impossibile, perché nel calcio mai dire mai, però ragazzi, è difficile. Roma oggi ha mollato
Marcos Leonardo, mi sembra chiaro che la Roma ha un po' mollato Marcos Leonardo, anche se nel calciomercato tutto si può riaprire da temeretta, ma anche su Zapata, ragazzi, ieri ho fatto il tweet, ve lo avevo detto, se è complicata, ragazzi, è complicata, perché la Roma giustamente si sta facendo dei calcoli e mi conviene investire su un calciatore di 32 anni che l'altro anno ha giocato proprio niente, ok, l'Atalanta gli conviene dare un calciatore che magari se sta bene lo dà alla diretta concorrente che gli può rubare un posto in Champions League? Ragazzi, è quello ragazzi, e credo che l'Atalanta te lo dà anche Zapata, ma glielo devi pagare giustamente, come Arnautovic. Il Bologna, io ragazzi, il Bologna, avevo parlato con delle persone, avevano parlato con Sartori, con Fenucci, meglio di là, era incedibile, anche se Sartori si è fatta scappare a meno che 10 milioni di euro, e chi credeva che davano 10 milioni per Arnautovic? Io vi dico la verità, io qui sto con Tiago Pinto, cioè la Roma secondo me ha fatto bene, non si può non spendere 10 milioni di euro per Arnautovic, non si può fare, ragazzi, non si può fare, la Roma l'ha fatto bene. Il problema della Roma principale è che non c'è stato un piano. La Roma sul centravanti non doveva andare a tastoni e ridursi al 17 agosto, vediamo se... Non è possibile. La Roma, il centravanti, doveva avere piano A, piano B, subito C e D. Scamacca, quando ci siamo resi conto che a 0-0 il West Ham non ce lo dava, dovevamo subito andarsi a coprire. Ma vi dico di più, secondo me, io vado per logica, poi di tale, ma te, perché tanti coglioni sicuramente diranno, ma te che intendi, direttore sportivo? E io faccio comunque comunicazione e vi direi quello che avrei fatto io se fossi Tiago Pinto. Poi lui è il professionista, io no, per carità di Dio, però io intanto, visto che adesso abbiamo visto che dobbiamo andare più a Marcos Leonardo, però prende una punta di esperienza, io senza sapere né leggere né scrivere, intanto mi pio 1-0-0 di esperienza. E qualche nome c'erano e se sono tutti accasati. Ok, intanto me ne pio uno, pa, o metto là. Poi, dopo, che cosa faccio? Con calma, con la cessione di Bagnets, mi faccio 2, 3, 4 opzioni in contatti di attaccanti giovani che possono essere colpi da scouting, colpi in prospettiva che possono essere anche grandi plus valenze. Io avrei fatto quel lavoro là, e invece Tiago Pinto, che prima è andato su Scamacca e si è fossilizzato su Scamacca credendo di poterlo prendere senza soldi, poi è andato a farsi una chiacchierata per Morata, perché la Roma, Mourinho ha fatto il diavolo a 4, è vero, per Morata, ma Roma, Morata non ha mai fatto un'offerta, è andato là, ha fatto una chiacchierata, quanto volete, ciao. Ma non funziona così, non funziona così. Ma adesso te trovi in questo momento dove tutte le squadre d'Europa sanno che alla Roma gli serve l'attaccante come il pane, tutte le squadre del mondo sanno che Roma, e che fanno adesso? Te prendono per collo, ti prendono per collo, oppure dovrei prendere proprio lo scarto dello scarto dello scarto. Se fate il nome di Armando Broia del Chelsea, magari in teoria, anche se ci ha avuto un brutto infortunio pure lui, però il problema, ma il Chelsea ti dà un altro attaccante in prestito e c'hai anche ancora Abraham, che in teoria loro già hanno comunque una ricompra. Mi sembra strano, ragazzi. E poi, bravo, Massimiliano Guarnieri non può più da prestiti. Per quanto riguarda Lukaku, anche qua è un'operazione è complicata. Qui si parla di sto Ruiz del Braga. Io, vedi, carità, non lo conosco, mi sono un po' informato, i miei amici mi hanno detto, Ale, è anche buono,
per carità di Dio, poi viene da un campionato particolare. Te devi annaffidare, poi fa un attacco Ruiz e Belotti, con tutto il bene. Ragazzi, si può fare, cioè, è un giocatore che è un po' una seconda punta, è un centravanti, però più di manovra seconda punta, fa pochi gol, è bravo tecnicamente, però non lo so se c'ha quella cazzima, ma puoi andare a fidare di fare un attacco così, ragazzi. Secondo voi si può fare? Io non lo so, vi dico la verità, perché poi in panchina tu non c'hai Starri, non c'hai Spalletti, non c'hai quello, non c'hai gente, tu gli porti Castellanos e loro. Ma Mourinho, ragazzi, è uno che gli riporta gente pure di un certo pedigree. Io ho sentito chi di che, Matteo Vella, io ragazzi, io non so tanto d'accordo con questo chi di che, vedo di la verità. Però, visto che è l'ultimo anno di Mourinho, uno, io vado a prendere, uno, ragazzi, Sanchez non è stata la richiesta di Mourinho, Paredes è venuto perché è andato via Matic, ma Mourinho ha detto, ok, va bene Paredes, perché è andato via Matic. Sull'intermedio, lui voleva prima Sabitz, Kamada, e poi Sanchez, è normale, c'è Sanchez che fa il tuo pitto, prendi, come no? Anche se Mourinho era un po' perplesso per le condizioni fisiche. Ma l'attaccante è uno, io lo chiamo. Non te dico Morata, ho capito, ma da Morata ai chi di che? Cioè, c'è sta un po' di cosa, ragazzi, c'è sta Rancia entravanti nel mondo, porca miseria, che se può prendere, se può, cioè, abbiamo pure i soldi del bagno. Insomma, ragazzi, a Roma ha incassato 70 milioni di euro da sto calcio mercato. Oh, 70 milioni di euro, cioè, c'ho ancora i soldi del bagno. Se forse, ragazzi, datemi una mano. Ma è Zaniolo ufficiale, se c'è Zaniolo, abbiamo altri soldi percentuali di Anda. Ragazzi, ma vabbè, solo per prefinanziario. Ma che è, oh, ma che siamo solo noi a sto livello, ragazzi. Lorenzo Novelli, Ale, perdoni, è impossibile, non ci hanno provato con Luca, costa un botto, una marea di soldi, ecco perché. Federico Azzari 1927, ma come te puoi riduce il 17 agosto senza prendere l'attaccante che doveva essere la priorità? Pinto incompetente, ora pensa di andare in giro a chiedere i giocatori sperando che te li regalano. È quello, bello mio, è quello che dico io. Intanto Valerio Mazzella, bello, sei tornato su YouTube, ciao Valerio Mazzella. Ogni tanto, beh ragazzi, video tutti i giorni su YouTube, io credo che ormai su YouTube veramente stiamo lavorando benissimo, infatti siamo cresciuti. E ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché poi attivate la campanellina, perché le live post partita saranno tutte qua su YouTube, per praticamente domenica fine partita da Iale accenna la live su YouTube. Speriamo di commentare la prima vittoria contro la Salernitana, ragazzi, che sta impicciata anche lei in maniera forte proprio, eh. Intanto Andrea Collino, Daiale, ciao bello mio, Edoardo, Andrea, hai già fatto il monologo? No, ma qua più che monologo, sì, parlo proprio, ma non è proprio monologo. Valerio Mazzella, no, parlo di live abituato a Viola. Sì, ma le live, ripeto, in questo periodo magari ne faccio qualcuna in più su YouTube, però le live tutte dell'A. Qui i post partita. Lorenzo Romale, ma Felix è una grandissima alzata, vero? Non lo so, non so nulla, ragazzi, ripeto, la vedo difficile, però nel calcio mai dire mai. Certo, sarebbe proprio un colpo dei Frecchini per dire, oh, ci siamo ancora. Però ti dico la verità, intanto grazie a Adri, grazie per il supporto al canale, Adri, grazie mille per il supporto al canale, grazie, bello mio.
Ciao Fabietto, ciao Fabio Codagnone, ciao Fabio. Vi stavo dicendo, poi Gio Felix mi sembra un po' troppo Dybala, no? Non è un po' troppo leggerino? Bravo, ma ti guarda, ho anticipato Carmine De Marco, ma non è una punta. Può fa pure la punta, perché dovremmo giocare con un attacco leggero, però... Ragazzi, se tu giochi con Felix e Dybala, devi giocare la palla per terra. Devi giocare la palla per terra, andare in avanti, per terra, pa, 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 pa. E allora c'ha senso. Ma Mourinho non mi sembra uno proprio ta, 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 vicino, palla per terra, eh? Capito? Papà, con stretto. Boh, boh, boh. Intanto lo dan, saluto anche al mio amico Manuel, di Eterno Romanista. Ciao, ma, amico mio, ma su Felix... non so nulla, veramente mi sembra difficile, strano, però non mi sento d'escudo. Forse alla Roma servirebbe più Lukaku, quello sì, ragazzi, secondo me servirebbe più Lukaku. Valerio Ponzo, non dimentichiamo Aouar. Intanto grazie per il rinnovo dell'abbonamento, Valerio Mazzella, grazie mille per i 19 mesi, grazie mille per il rinnovo dell'abbonamento, bello mio. Francesco, Ekiteke forte forte, non lo so, a me non mi fa impazzire sto Ekiteke, vi dico la verità, non lo so, ma io c'è attacco della Roma, del Mourinho al terzo anno, Belotti e Ekiteke sarei un po' preoccupato. Secondo me, vi posso dire una cosa, ragazzi, è brutto dirla adesso, ma il mercato da Roma, quello nella testa di Diaco Pinto, che poi non ha fatto, era perfetto. A Roma doveva via Frattesi e Scamacca, a Monè per Renato Sanchez, per carità di Dio, che potenzialmente, se sta bene, forse è pure meglio di Frattesi, però Frattesi sei sicuro. Frattesi, Scamacca, solo il problema i soldi. Il problema però è che non te lo sei progettato prima al tuo mercato, e il mercato quello lo dovevi progettare già da gennaio, che dovevi fare sta cosa qua. E invece a Roma Tiago Pinto, ragazzi, io non sono convinto più di Tiago Pinto. Non si sì, ha preso, per carità di Dio, Renato Sanchez, Paredes, vediamoli. Poi ricordiamo che il PSG è una squadra molto amica soprattutto di dei presidenti Friedkin, però in due anni, negli ultimi due anni prendiamo comunque tre scarti del PSG, non ci inventiamo mai una cosa. Poi io vi dico la verità, incomincio a credere sempre un po' di più in Paredes, nel senso che Paredes so quanto ci tiene alla Roma, quanto è venuto convinto alla Roma. Lui non voleva mai andarsene dalla Roma, è un giocatore che per caratteristiche, secondo me, per Mourinho potrebbe saltarsi, perché è argentino, è cattivo, c'ha la cazzimma e potrebbe toccare le corde giuste Mourinho de Paredes. Poi Paredes davanti alla difesa lo metti là. Renato Sanchez, ho solo il dubbio degli infortuni, solo quello, ragazzi, solo il dubbio degli infortuni. Però Paredes, incomincio a pensare che magari è vero che l'altro anno male, è vero che due anni fa male, però è anche vero che i giocatori, tante volte anche il posto fa il calciatore, no? Nel senso, anche come si ambienta. Lui magari a Torino è venuto tardi, non si è ambientato, lui Roma la conosce e magari si può ambientare subito, poi è arrivato, De Rossi ha dato la maglia numero 16, perciò io confido molto in Paredes. Sì, ma io lo so che è molto motivato Paredes, perché Paredes, ragazzi, Paredes veramente, io me lo ricordo, perché io ho la fortuna di conoscere un ragazzo che è amico di Paredes, è amico di Paredes, era amico di Turbe qua a Roma e tutto quanto. Sapevo dell'amicizia, pensate un po', di Paredes con Dybala, che non è da stanno, da due anni, da tre anni, è già all'epoca proprio amici già uscivano insieme quando Paredes era addirittura al Palermo, quando Dybala era addirittura al Palermo. Perciò questa cosa mi fa ben sperare, ragazzi. Poi alla fine comunque è vero che, se andiamo a pesare,
la struttura dei giocatori, Matic, ragazzi, Matic, stiamo a parlare che come carriera è stato di più di Paredes. Però Paredes c'ha pure, credo, 6 anni di meno. Paredes c'ha 6 anni di meno, perché stiamo parlando di Paredes che è un classe 94 e Matic che 88. 6 anni sono tanti comunque, perciò speriamo bene, ragazzi. Intanto già il Ninja adesso va a trattare con squadre che iniziano i campionati, se vuoi i giocatori li devi pagare, vero. Marcolino Diaci, ciao Ale, quanto stai in diretta? Fino alle 23:30. Ciao Ivano Cardone, bello, bello Ivano, voglio bene Ivano, bello, a me mi fa piacere, ragazzi, alla fine bene o male vedo quelli di sempre, ci state sempre anche qui. Grazie mille, ragazzi, vi voglio troppo bene, grazie per tutto quello che fate per me. Fabrizio Lemma, amico mio, Zapata non verrà più. Ieri, ragazzi, un mio amico che ha parlato proprio con... Ieri difficile. E poi un grande operatore di mercato dice che vuole proprio che a Roma deve fare un'offerta di quelle che è, perché Atalanta mo... vabbè, comunque. Chef Bruno, lezione, che bello vederti qui su YouTube. Qua se potevamo sfogare senza il medissocio, Ale Pinto è andato in vacanza pensando di avere tutti in tasca e se l'è presa under culo. Mazza la miseria. Intanto Remo Ferrara, Milito con l'Inter non era grosso ma c'aveva intensità. Ma c'ha una bella gamba pure Milito, c'ha una bella gamba, era proprio bomba, era proprio centravanti, ragazzi, il giocatore Milito, ragazzi. Che centravanti Milito, ragazzi, che centravanti, ragazzi, destro, sinistro, qualità, tecnica, mamma mia quanto era forte Milito, mamma, non me ci fate pensare. Pazzo 69, ciao Alessio, Pinto è davvero un poverino. Massimo Bracciolino, Milito un campione, vabbè, ma Milito, ragazzi, ha fatto doppietta alla finale di Champions League, era proprio po- ma è esploso tardi, nel senso, si vedeva proprio che era forte, ma doveva andare subito, invece credo che all'Inter in queste scuole ne ha 26 anni, una roba del genere, no, ragazzi, ecco Antonio Gagliardi, mannaggia la miseria, bravo Antonio Gagliardi, bravissimo. Oggi avevo fatto il nome, dico intanto, no, visto se il progetto tuo era prendere quello del giocatore da scouting, potevi prendere uno d'esperienza e intanto o mettevi là e poi all'ultimo con i soldi di eccezioni prendevi il giocatore da scouting giovane che sai che ti costa. Oggi ho fatto un nome, per dire Firmino, però Firmino va bene, rabbia, tutti questi giorni. Ragazzi, Aubameyang è andato al Marsiglia. Credo che Marsiglia, Roma de Mourinho, ci poteva venire. Ma un altro, Edison Cavani. Vabbè, e Boca Junior. Ma io credo che se tu ce ne lavoravi un po' prima, Edison Cavani, lo potevi portare. Un anno di Edison Cavani, per carità di Dio, non è più il giocatore della volta. Io ho visto a Valencia, anche se Valencia è una squadra problematica, però non è che doveva fare tutte le partite Edison Cavani. C'è il Belotti, Cavani è una punta giovane, lo fai giocare magari proprio nelle partite importanti. Oh, ma Cavani, ragazzi, è stato un top player, non vi dico un extraterrestre, ma Cavani è stato un top player, mi sa che non ci rendiamo conto che il giocatore che è stato Cavani. È un giocatore come Cavani che è 87, l'altro anno c'era Dzeko in Serie A, c'è Giroud che è 86, Dzeko 87, ma un anno Cavani non può fare in Serie A. Cazzo, ma se tu mi dovevi fare adesso la punta di esperienza, porco tu ti puoi ritrovare il 17 agosto e devi fare quello di esperienza e quello giovane. A parte puttana, ma quello a parametro zero, quello vecchio fallo prima.
fallo prima, poi quello giovane lo famo con calma. Ma intanto le squadre così lo sanno che non stiamo con l'acqua a gola, perché noi comunque Belotti e Cavani ci avevamo, per dire, il Cavani da turno, il Cavani da turno ci avevamo, Belotti e Cavani, poi all'ultimo e te fai magari quello giovane. Ma noi, non c'è strategia, ragazzi, non è calcio questo, regà. Per me non è calcio. Il calcio non è, l'altro anno a me mi ha messo paura quando Diego Pinto dice no, io ho fatto il mercato tipo quello di reazione per quello che veniva, mi ha messo paura, perché ho detto ma non è possibile, una squadra di calcio ormai da febbraio comincia a progettare il 70% del mercato, poi il 30% è di quello che viene e quello che capita, ma il 70% comincia a progettarlo piano A, piano B. Piano A si va ad un Champions League, piano B si rimanga in Europa League, ma quello devi fare. Comunque, Ermita interista Murignano, Ale, senza Mourinho la Roma non avrebbe mai fatto due finali e quest'ora la Roma sarebbe male, messa male. Guarda, io sono d'accordo sul discorso delle finali, per me è vero, la Roma fa due finali perché c'è Mourinho, però devo dire anche che in campionato secondo me si poteva fare di più, se poteva fare di più, e secondo me Mourinho, non vi dico che ha dato di meno a livello di punti, ma non ha dato di più a livello di punti in campionato, e non ha valorizzato, quello sì. Secondo me Mourinho è un allenatore che, se tu gli dai una squadra da 9, lui la fa rende 9. Se tu gli dai una squadra da 6, lui la fa rende 6 in campionato. Poi magari in Europa League, visto che è un cane, visto nelle coppe, visto che è un cane e tutto quanto, allora lui là può rendere al massimo, perché so poche partite, quelle partite là dove c'è, e te può da 10. Per dire, allenatori come Sarri, come Spalletti, come, sono allenatori che magari possono darti meno in partite secche, ma ti possono dare di più in campionato, magari una squadra da 6 te la vanno portare a 8. Guardate la Lazio, ragazzi, a me la Lazio non mi vincerà mai, ragazzi. Io vedo di un'altra cosa, ma se gli acquisti della Lazio stanno, voi fate così, no, famo così, che acquisti la Lazio i fa Roma, io non so che dimo, loro sono contenti, tipo che sta possono lottare per lo scudetto. Io, pensate che la Roma comprava Rovella a Mourinho, pensate che la Roma comprava Castellanos a Mourinho, pensate che la Roma comprava Luca Pellegrini a Mourinho, tolto Camada, ragazzi, Isaksen buono, per carità di Dio, ma ragazzi, per Mourinho non è che stavamo a dire qua, però per loro sono buoni, perché vengono integrati in un progetto calcistico dove possono valorizzarsi. Comunque voglio dare un saluto, che tanto non sento, il mio amico Alessandro Cicchinelli: per Lukaku devi aspettare solo gli ultimi giorni di mercato, quando ha la sicurezza di non avere altre squadre che possono prenderlo, ed il Chelsea deve anche darti una mano sull'ingaggio. Non è impossibile, impossibile non è, Alessandro, però la Roma deve fare uno sforzo incredibile, i Frecchi ne devono dare l'ok, e non è facile, devono dare l'ok. Simone La Porta: ma Marziale cosa ti hanno detto? Perché per il momento l'hai nominato solo tu, magari ci casca. No, io non l'ho nominato, non ho fatto manco un tweet, però ho detto anche Marziale può essere un'opzione, ci può stare, ragazzi, Marziale può essere un'opzione, perché deve trovare squadra, anche se a me, ho parlato con mio amico Fabrizio, ho detto, dice non lo convince Marziale, infatti ma un po' smontato. Intanto Massimiliano Guarnieri: Ale, comunque a Sogna Tiarezzi ha detto che Pinto si prende una pausa per vedere gli scarti delle grandi squadre che possono regalarteli in prestito. Che pena. No, se è così, di che cazzo stiamo a parlare, ragazzi? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, neanche i soldi dei Bagnets si spendono.
E poi ci prendiamo una pausa. Siamo a 18 agosto, ci prendiamo la pausa. Ragazzi, oggi è finito il mercato. In questo momento, tra 2 settimane, è finito il calciomercato. Ma com'è una pausa? Ma come una pausa? Lollo 0330, ma io mi sarei andato a prendere Mitrovic che mi fa impazzire, ma costa una marea di soldi. Mitrovic. No, ma come si fa di una pausa al 17 agosto? Una pausa? Cioè, ma qua rischiamo veramente, e poi dopo se non capita niente, o te piano per collo, o te piano per collo. Mamma mia, ragazzi, c'ho una paura. Speriamo bene, speriamo bene. Chef Bruno, Ale, oggi mi avete fatto morire dalle risate e le vostre facce quando c'erano un mercato spettacolare della Lazio, Astro che girava e tu che volevi sbottare. Peccato che solo che il format dura un'ora sola. No, ma ragazzi, sicuramente dalla prossima settimana durerà un'ora e mezza. Perché ci siamo accorti che non con un'ora è troppo poco, ragazzi. Un'ora dobbiamo parlare in 5 persone più fare interventi telefonici. È poco. Infatti, sarà un'ora e mezza. Adriano Proietti, Pinto, lo vedemo al Ponte d'Ariccia. Roma Caput Mundi, Ale, ma bono 20 milioni in Arabia, non potevamo prenderlo noi in qualche modo. Quel portiere è un fenomeno e non lo sappiamo bene, ma qui non ci stanno manco i soldi per prendere uno a zero, prende se si può spendere 20 milioni per bono. Intanto grazie mille Darietto per la big donation verde. La volevo dire, la big donation verde era tanto che non lo dicevo, grazie. Darietto, bello Alessietto, appena tornato al lavoro mi butto in doccia, poi mi vedo la replica della diretta. Dai, grazie mille Darietto, grazie, grazie, grazie per il supporto, grazie. Willon Areni, sono entrato adesso perché hai parlato di Felix nelle storie, perché è uscita la notizia ANSA, Felix sì, Felix no, ragazzi, io non lo so, ripeto. Nel calcio mai dire mai, bisogna dirlo che mai dire mai, però la vedo difficile, oltretutto anche per caratteristiche, boh. Marco Arez, My Freaking, ok, devono dare, so che ok devono dare, so 2 anni che non spendono niente sul mercato, è una vergogna. Eh no, ma i Fracchini ragazzi non spenderanno più, credo, sul mercato. Cioè, i Fracchini in questo momento basta. Hanno chiuso i rubinetti. Io ho detto la mia, ragazzi, a me la Roma può di quello che gli pare sul comunicato. Io vado avanti sulla mia linea, ma non è perché voglio fare il fenomeno, perché incrociata, 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 incrociata. Anche i dipendenti da Roma, chi sta da non so quanti anni a Trigoria, vi dicono tutti che l'aria non è un'aria di una società che vuole continuare, non so per quanti anni vuole essere stabile. E le notizie sono che loro cercano un socio di minoranza per poi fare che li aiuti anche a fare il progetto stadio, poi magari alla lunga possono prendere anche tutto il pacchetto. Questa è. Però se arriva un'offerta secondo me giusta, la Roma per me la cedono perché è evidente che la devono cedere. In questo momento non è arrivata l'offerta giusta, anche se mi dicono voci che sono arrivati i cammelli, ma non quelli dei foglieri, i cammelli quelli veri. Però i Fracchini ancora non era l'offerta giusta. Però poi le cose possono cambiare anche perché il campo conta tanto. Poi possiamo anche pensare questo. Fanno così perché sanno che è l'ultimo anno di Mourinho e non vogliono investire sul mercato. Però c'è un però. Se fosse così, sarebbe una scelta da vigliacchi. E mi farebbe anche un po' schifo, nel senso che palle sotto, vai da Mourinho e gli dice le cose come stanno.
E poi diceva, la prendi la decisione te, non possiamo licenziarti, però l'area è quella. Fare così è una situazione un po' da codardi, cioè, vediamo, speriamo di no, però il discorso anche di non investire, ragazzi, questo secondo me è l'ultimo anno di Mourinho, cioè, si capisce che è l'ultimo anno, si capisce da tante cose, oltretutto lui, credo che lui abbia un accordo già in Arabia Saudita, non so che è per fare l'allenatore o per fare altre cose, però là girano parecchi soldi. Massimiliano Martino, hai parlato di un fondo sovrano, vuoi dire che il padrone del PSG vuole pure la Roma? No, non è il fondo del PSG, perché quello del PSG è del Qatar, questo è proprio arabo. Fabrizio Lemma, amico mio, comunque andrà, io ti seguirò, grazie mille, bello mio. Andrea Paterna, ciao Ale, sei un grande, mi saluti, ciao bello mio, ciao bello mio. Flavio De Negri, mercato insufficiente per le tempistiche, oltre al fatto che mancano le punte ancora. Per la punta d'esperienza hanno lasciato andare gente a zero come Dzeko e Cavani, grazie a Pinto che dormiva. Tanto Marco Arez, per me prendono Lukaku in prestito. Marco, quello sarebbe un regalo dei Fräckine. Ragazzi, cioè, io ti dico una cosa, Marco, anche i Fräckine, per carità di Dio, capisco tutto, fanno una campagna abbonamenti polverizzati, 10 giorni aperta chiusa, polverizzati. Ragazzi, io vado in giro per strada a Ostia, a Roma. Io do una marea di magliette nuove, cioè io non so quante magliette veramente ha già venduto la Roma, una marea. Biglietti già Casa Salernitana sold out, un aumento dei biglietti, ragazzi, è una cosa incredibile. Per la miseria, un regalo all'ultimo ai tifosi sarebbe una cosa, vuol dire proprio a regà, no, la voglio tenere la Roma. La voglio tenere, faccio un regalo all'ultimo, ma no, un regalo impossibile, che Morata era impossibile, danno tanto il cartellino, però come dici te, se all'ultimo nessuno se lo compra, Luca con un prezzo, perché no, ma anche un'altra operazione così ci può stare, capito? Massimiliano Guarnieri, Luca con Valtotti non va in Arabia, ma credo anche io, però che ne so, ragazzi, ma ci sta un altro. Mi dite un po' i centravanti delle grandi squadre che ci possono stare, ragazzi? Edo Dabbo, prossimo anno è Ale Nagelsmann. Io ti dico una cosa, se ci sono, se i Fräckin rimangono e coi sentimenti, io è un nome che non escludo, anzi. Anzi, però devono rimanere qui i sentimenti, vuol dire che rimangono qui i sentimenti e hanno voglia proprio di reinvestire, di fare cose fatte bene sulla Roma. Onore Remo Ferrara, onore a Franco Sensi, oggi suo anniversario, sempre nel cuore Franco Sensi, la famiglia Sensi per tutto quello che hanno fatto per noi e per avermi fatto passare la gioia più grande che ho da tifoso della Roma. Non mai avuto, che l'anno dello scudetto, cioè, ho 21 anni, mo so goduto tutto quello del 2001 e questo grazie a sforzi fatti da un presidente vessato dalla mafia calcistica italiana che c'era di quei tempi, che poi è scoppiato tutto, ragazzi. Grande persona, grande tifoso da Roma. Vi devo dire una cosa, ragazzi, vi faccio tutta confidenza, io magari mi viene pure un po' mi commuovo un pochino, ragazzi, a pensare a Franco Sensi e vi dico il perché. Io ho vissuto poco Viola, ho vissuto poco Ciarapico perché c'è stato poco lui. Io la Roma già la seguivo quell'epoca, anche se ero ragazzino. Io, ragazzi, la Roma che la seguo proprio di brutto, avevo 7 anni. Ma proprio 7 anni che la seguo come uno grande, perciò dalla stagione 87-88 che io seguo a Roma come un cristiano dei 40 anni.
Ho avuto poco di Noviola, un signore, veramente un signore, una mente intelligentissima. Soprattutto che dote aveva di Noviola? Non aveva tantissimi soldi, anzi, però intelligente, ha fatto le cose a livello calcistico intelligentissime. Roma era una de squadra che negli anni 80 puntava al gioco, aveva una colonizzazione comunque dei giocatori romani del vivaio, cioè avevamo un vivaio impressionante. E cioè, noi eravamo una squadra che giocava a calcio, purtroppo c'era sempre la Juventus, ma noi eravamo una squadra che puntava. Poi c'è stato Ciarrapico, è arrivato Franco Sensi, ci ha salvato. E la cosa che mi manca di più, che poi Franco Sensi quando è arrivato c'era una marea di soldi, e Porello però gliel'hanno fatto buttare tanti procuratori, tanti direttori sportivi balordi, gli hanno fatto buttare una marea di soldi, ma c'aveva una dote Franco Sensi che mi manca. E il padre padrone, il romanismo, il presidente che c'è sta, che si incazza, che litiga con Capello. E che Capello manna a fanculo, e che manna a fanculo Moggi, e che manna a fanculo il presidente là, e si incazza con l'arbitro, e che si incazza. Mi manca una figura da magnamo il pollo che mani. Adesso noi da tanti anni, da quando c'è stanno sta americani, prima Pallotta, poi Fiacchin, c'è molte figure che sì, presidenti, però non abbiamo nessuno che si incazza, che è da Roma, che mannaggia la miseria che te fa così la casa, cioè, boom, io faccio il doppio. Io ragazzi, tanti, io lo so che tanti ragazzini, magari ragazzini, 18, 19, tanti, che tanto il pubblico è pure questo, si ricordano magari al limite Rosella Sensi, ma Franco Sensi, ragazzi, Franco Sensi era il presidente, poteva sbagliare, ha sbagliato tanto. Però una cosa non posso scordare. Dall'altra parte, quando Cragnotti faceva quello che faceva, lo sapete tutti come è andato a finire, e la Lazio come ha vissuto quei 4, 5, 6 anni sopra le proprie possibilità, non fatemi dire altro. Quando la Lazio vinse lo scudetto, Franco Sensi ha fatto di tutto per non far star male i tifosi della Roma e dargli la grande gioia di scuci lo scudetto proprio alla Lazio. E fece qua campagna acquisti proprio de pancia, de cuore, de tutto. Una campagna acquisti che poi ha rovinato la Roma nel tempo, ragazzi, che la Roma ha investito, la Roma prese Batistuta che come adesso prende. Che cazzo ne so, chi ce sa, neanche Benzema è troppo vecchio, chi ce sta a 32 anni, Lewandowski è pure troppo vecchio, cioè uno come Batistuta, chi può prendere uno come Batistuta? Il paragone di adesso neanche ce sta, è come Batistuta era come prendere Ibrahimovic a 30 anni, raga, 31 anni, bravo, diciamo Harry Kane, anche se è diverso da Batistuta. Harry Kane gli poteva solo allacciare scarpa a Batistuta, lo dice uno stronzo. Però un Harry Kane, come se tu prendi Harry Kane. Cioè a Roma prendeva Harry Kane, non metteva, capito? Prese Batistuta a 31 anni, Samuel lo prese prima, quello è Baldini, progetto, prese Samuel un anno prima, lo lascia al Boca Junior un anno, uno dei difensori più forti della storia della Roma. Se a me mi fate fare la formazione di tutti i tempi da Roma, io ci metto sempre Aldair e Samuel, tutti e due. Samuel lo devi mettere in forza, raga. Un muro, una bestia. Io mi metto a ridere quando mi dicono 11 mancini. Capisco pure che io sono vecchio. Quando io sento dire 11 mancini, dico sono vecchio. Mi rendo conto che sono vecchio. Forse sono stato abituato male da ragazzino che ho visto giocare Aldair e Samuel. E poi tanti altri, ma Aldair e Samuel, ragazzi. Ma poi Emerson sempre l'anno prima, che poi alla fine se è stata una contesa, dovevamo prendere a parametro zero, poi alla fine l'abbiamo pagato un tot.
Però quella Roma che poi l'anno prima ancora prese Montella, ragazzi, Montella era un fenomeno, era un giocatore incredibile. Mi manca quella cosa là, mi manca un po' quel calcio là, ragazzi, mi manca un po' un presidente così. Però purtroppo la Roma costa troppi soldi, non c'è più un imprenditore romano che può prendere la Roma. Purtroppo è così, non ci sarà più, almeno in questo momento, un altro Franco Sensi. Apro, chiusa parentesi, anche perché oggi il suo anniversario, così l'abbiamo anche ricordato per bene. Adriano Proietti, mio padre, è innamorato di Cicino Montella. Se adesso non giochi, fanno i dispetti. Lui è avvelenato, entrava e faceva vedere che era un top della squadra, ragazzi. Montella in questa Serie A Montella poteva fare dai 30 ai 40 gol. Proprio si fa immobile, quello ne faceva 40. Ragazzi, a Montella c'è una tecnica. Io ho visto pochi giocatori all'Olimpico, palloni dei 50 metri per aria, mettili giù così, proprio così. Uno Totti, l'altro è Montella. Io per me tecnicamente, pensa che vi dico, scusate se ve lo dico, ma anche perché non lo so se ve lo dico, per me Montella è pure più forte di Dybala. Per me Montella pure più forte di Dybala. E vi dico che Dybala e Montella si assomigliano, tanto, anche se Montella più prima punta, Dybala un pochino non prima punta, però si assomigliano. Però per me Montella pure più tecnico di Dybala, perché Montella metteva paura. Matteo Mazzotta, la formazione degli anni 2000 della Roma è imparagonabile con qualsiasi altra formazione della Roma. Intanto Remo Ferrara, a Torino c'ero contro la Juve, gol de Montella. Ma io mi ricordo, ma voi ricordate in casa Roma-Milan, pallonetto de Montella? Ah, eccolo, bravo, e il pallonetto de Montella a Sebastiano Rossi. Ah, ragazzi, ma vi ricordate i quattro gol derby de Montella? Ma i quattro gol derby di Montella valgono di più. Sono stati fatti a Peruzzi, a Mialovic, a Nesta. Nesta, quattro gol. Ma ragazzi, ma Montella era proprio una cosa incredibile. Dai, Alessio. Dai, Alessio Laziale. Amore, rimani in quel live, eh? Rimani in quel live che è una visualizzazione in più. Allora, no, non vanno, facciamogli fare il guardone, ragazzi, facciamogli fare il guardone. Facciamogli fare il guardone. Roma caput mundi, rispondi de cuore. No, guardate come sono rialzato, ragazzi, ma come cazzo potrei insultarlo come mi pare a uno così, però. Neanche me cazzo, è una visualizzazione in più. Bravo, mi serve, vedo far trapianto dei capelli, vedi? Perciò mi serve più visualizzazioni possibili. Venite, venite, non mi frega più un cazzo, regà, forse non avete capito. Andrea Accademia, Ale, comunque hanno detto che il Braga il 23 e il 29 agosto deve fare i preliminari di Champions, quindi nel caso Abel Ruiz non verrebbe prima di quelle date. Ma io spero di no, guarda. Non spero di no. Giulia Pacchiarotti, che pelata, eh? La vedi giù? Bella pelata, eh? Pensa, io vi faccio vedere. Cioè, avevo dei capelli bellissimi. Bellissimi. Però purtroppo gli anni passano. Però vedo la verità, eh? 43 anni, a 43 anni uno come me ancora, eh? Mi sono rimesso in forma, ragazzi. Fisico atletico, oggi mi sono allenato con i pischelli. Oggi, porca miseria, mi sono allenato con un ragazzino, cioè 19 anni.
alla fine viene a più al padre e il padre, oh, qual è? Oh, mia, bello mio, il padre 46 anni, io 43, dico, porca, quello è mio figlio, porca, stava, mi stavo allenando col figlio, io conoscevo il padre, avevo giocato pure col padre, ragazzi, no, non, non potete capire, ragazzi. Remo Ferrara ha tirato sta una crema, grazie mille. Massimiliano Guarnieri, alle comunque Zapata domenica gioca sicuro, Dore infortunato, Scamacca non pronto, l'ho visto, ma infatti secondo me ormai ciao. Jack, sei pelato? Sì, sono pelato, pensate, sono pelato, che vedi che ho i capelli, sono pelato, bello pelato però, pensa, c'ho pure il braccio, oh, pensa che ce l'hai questo braccetto qua a 43 anni, eh? Forse è più grosso questo che la pelata. Mastrangiani, ma infatti complimenti per la costanza, Ale, grazie mille, bello mio. Ma Massimo Bracciolino, ci diceva calvo. Allora, no, lasciate, ragazzi, la forza dei pelati, rimani così che sei iconico, ragazzi, pelato vuol dire uomo vero, comunque, lo sapete, testosterone alto, uomo pelato, uomo vero, ragazzi, novità attaccante per ora nulla. Paolo Dubbe 88, Ale, io quando mi sono rasato acchiappo di più. Ma ragazzi, ma io c'ho moglie, c'ho due figli, deve acchiapparmi figlio, ma io ormai, io sono un guerriero che sta riposando, dopo che ha riportato mezzo mondo, ormai c'ho doppio tetto e la cravatta, andava che vada, vieni, non fa la matta, ormai per me è l'ultima occasione, io ho proprio capito, io regà, io quello che ho fatto io, a 43 anni, posso pure andare a vela, capito? Posso andare a vela. Ormai c'ho mia moglie, amo mia moglie, c'ho i miei figli, sto bene così. Allora, ragazzi, Vitto il Nabbo Gamba, vi saluti, ciao bello mio. Un guerriero dormiente. Marco Lino 10, Ale, non ho capito, ma gli arabi sono interessati alla Roma o hanno già fatto una proposta? Voci dicono che hanno fatto già una proposta, voci. Allora, Francesco De Gennaro, monologhetto, non l'ho fatto, fa tutta la diretta, un po' ho parlato, ragazzi, che monologo li faccio di là per poi essere registrati su YouTube, no? Però qua ho fatto la diretta e quello che dovevo dire ho detto. Tiziano Roma, ma De Pai non si può prendere, non credo proprio, poi l'ultima partita ha fatto un gol incredibile, De Pai. Just Dream, Just Dream, ma me innamoro di te, se no che vita, eh? Allora ragazzi, è terminata la live, i Lupi Alfa, Ale lasciando perdere la fede, com'era Nesta come difensore? Mostro, un mostro proprio. Un mostro, giocava sempre in anticipo, pulito, sportivo. Quelli sono i difensori. Quelli sono i difensori veri. Quello te levava la palla sempre in anticipo, non faceva quasi mai fallo. Scivolate, piava sempre la palla. Sportivo, difensore forte. Quelli sono giocatori. Andate a vedere i giocatori una volta. Ardaire piava una munizione, te levava la palla di tacco, pa pa pa. Anticipava sempre l'avversario pulito, non rompeva mai il cazzo, quelli sono i giocatori. Allora ragazzi, grazie mille a tutti quanti i presenti per questa live, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube perché domenica sera, domenica dopo la partita ci sarà live lì su YouTube, domani pomeriggio invece dalle ore 16 alle 19 ci sarà live dall'altra parte, ma seguitemi su Instagram che lì sparo i link e vi aggiorno su dove vado, ok? Buonanotte a tutti e forza, forza magica Roma, scusate, ringrazio al gong Giaggia Di Paolo, grazie per la big donation verde, grande Ale, alla fine faremo
Dybala centravanti, nomi scandalosi. A mio parere questa campagna acquisti è stata una tortura senza idee e senza soldi. Io tortura proprio no, però sono d'accordo con te. Io credo che centravanti la Roma lo prende, sta sicuro. Non so se ne prendiamo due. Uno lo prende sicuro a Roma, poi due non lo so. E perché incomincia il tempo a essere sempre di meno. Io credo che a Roma la prende Marcos Leonardo, non fidandosi al 100% pronti e via di Marcos Leonardo, prende un altro di esperienza. Magari adesso ne può prendere uno buono e vediamo. Però Pinto, ragazzi, si è preso una pausa di riflessione, pare tipo quelli là che si lasciano una pausa di riflessione, vabbè. Buonanotte amici, forza Roma, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Sì, questo è per San José. Sì, questa è la storia di José e del suo arrivo a Roma. Sì. Un arrivo inaspettato, c'ho ancora la pelle d'oca. È passato un anno dall'annuncio, benvenuto. T'hanno dato per bollito, di cagno muto. Volevamo tutti dei campioni, non fa niente. Quanti giornalisti t'hanno fatto diventa call center. Chiama questo, chiama quello, chiama tutti ma grazie Pave, scelto Tammy Abraham. Forse non sarai Real, non potrai e Mbappé, ma dalla tua parte c'hai il tifo che canta per te e che non molla. Fino alla fine, ce l'hai insegnato te quest'anno. Quante partite, pareggiato, vinto all'ultimo minuto. Punti che sono andati persi, ci ho sempre creduto. Ci hai preso per mano e ci hai portato fino a qui. La Roma in finale della Conference League. Sarà che ancora non ci credo, sarà che non mi sembra vero. Che siamo in finale, che siamo in finale, noi siamo in finale per te. Sarà che ancora non ci credo, sarà che non mi sembra vero. Che siamo in finale, che siamo in finale, noi siamo in finale per te. E dai a festeggiare che la finale è tutta nostra. In alto lo champagne, gufi alla faccia vostra. Stata rosica, è stata rosica. Noi con la coppa al cielo, boicottare noi a Tirana. Non pregavo santi, ora prego San José, il patrono portoghese che mi via sotto la sud. Non pregavo santi, ora prego San José. Siamo entrati nella storia grazie a te, Romale. Sarà che ancora non ci credo, sarà che non mi sembra vero. Che amo vinto sta finale, vinto sta finale, vinto sta finale con te. Sarà che ancora non ci credo, sarà che non mi sembra vero. T'amo fatto il funerale, povero laziale, ho vinto sta finale per te. Ben aspettato, c'ho ancora la pelle d'oca.